Negli anni della vecchiaia, Galileo aveva continuato a scrivere lettere, ad appassionarsi ai problemi, a discutere e polemizzare. Accanto all'affettuoso Viviani e al più giovane dei suoi allievi, Evangelista Torricelli, si era formato uno stuolo di giovani studiosi che volevano seguire la lezione del maestro. Ma il 2 aprile del 1634 moriva la figlia prediletta, Suor Maria Celeste, e Galileo fu gettato in una tristizia e melanconia immensa, in appetenza estrema, odioso a me stesso, ed insomma mi sento continuamente chiamare dalla mia diletta figliola. Alla fine del 1637 sopravviene una progressiva cecità. L'8 di gennaio del 1642, alle 4 del mattino, quegli occhi ormai ciechi che per primi nella storia del mondo avevano visto il paesaggio della luna e le nuove stelle si chiudevano per sempre. Quel mondo e quello universo che io con le mie meravigliose osservazioni e chiare dimostrazioni aveva ampliato per 100 e 1000 volte più del comunemente veduto da sapienti di tutti i secoli passati, ora per me si è diminuito e ristretto, che non è maggiore di quel che occupa la persona mia. Isolato ad Arcetri, nelle colline che dominano Firenze, Galileo aveva portato a termine il suo libro più importante, Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, un'opera che riassumeva le ricerche di tutta la sua vita sulla meccanica e la resistenza dei corpi e inoltre esponeva il metodo scientifico. È il grande lascito che Galileo consegna scritto, come il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, in italiano, in modo che il maggior numero di persone potesse comprenderlo. Uno dei meriti di Galileo è senz'altro quello di essere stato un grande divulgatore, ma diciamo che Galileo vive in un'epoca in cui felicemente possono coesistere, anzi sono parte di un comune processo, l'indagine scientifica e la divulgazione. L'indice primo di questa sua volontà di comunicare, di tirare la scienza fuori dai circoli ristretti delle accademie, degli studi scientifici, è la sua volontà di scrivere in italiano, in un'epoca in cui la lingua della scienza era il latino. Ma non soltanto scrive in italiano, ma anche l'italiano che utilizza è di stampo particolare. E ecco, invece di usare termini astratti, Galileo si affida a termini concreti oppure immagini che rendano l'idea percepibile con facilità da chi ascolta. E se deve anche trovare termini nuovi per adeguarli, per esprimere concetti nuovi, attinge invece al linguaggio parlato, in particolare al linguaggio proprio toscano. I discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze furono il primo testo scientifico moderno in cui si affermava che l'universo è governato da leggi che possono essere comprese da tutti ed è mosso da forze i cui effetti possono essere calcolati servendosi della matematica. Galileo è quello che capisce per primo che l'uso dello strumento matematico può dare uno slancio importante, può dare una sicurezza anche molto molto maggiore di quanto invece non poteva dare il discorso filosofico, soprattutto il discorso filosofico come era quello che veniva sviluppato dai peripatetici. Questa introduzione sistematica della matematica elimina questa divisione che c'era tra il calcolo riservato ai matematici e l'indagine vera della natura riservata ai filosofi. L'aver appunto deciso di utilizzare la matematica significa che si può parlare solo di quello che è scrivibile in termini matematici, mentre il filosofo in un certo senso poteva parlare di tutto, perché il linguaggio che usava era un linguaggio totale, un linguaggio che per definizione poteva parlare di tutto. Ecco, il matematico invece può parlare soltanto delle cose che sono matematicamente scrivibili. Per usare la matematica nello studio dei fenomeni bisogna semplificare al massimo i fenomeni. È questo che Galilei continua a ripetere. Bisogna togliere tutti gli impedimenti, prendere il sistema e portarlo, il sistema che stiamo studiando, nella sua forma più semplice, dopodiché gli applichiamo la geometria. Una volta che abbiamo trovato la legge,
di natura, allora possiamo ritornare al mondo reale tenendo conto delle resistenze, degli attriti. Ma la conoscenza vera è quella sul lente geometrico. Allora la scienza dovrebbe togliere tutte queste qualità secondarie, come verranno chiamate più tardi, e lasciare soltanto le qualità primarie, che sono la forma geometrica, il numero delle parti, lo stato di moto, la massa. Queste sono le cose che contano. E questo è un modo per definire i confini della ricerca scientifica. Ma con Galileo c'è anche l'idea che, conoscendo le qualità primarie, cioè quelle che appartengono davvero ai corpi esterni, si può anche capire come funziona la mente. E questo è un modo di ragionare sul problema mente-cervello che prima non c'era. Oggi i neuroscienziati, oggi viventi, riconoscono che l'origine della loro disciplina è in quel dibattito che si svolge nel 600. Quindi una parte dell'eredità galileana è ovviamente caduca. Certo, la teoria delle maree non stava in piedi, però tutto il resto sì. E Copernico aveva ragione, e Galileo aveva ragione, ed è di qui che parte Newton. Il giovane Newton, sappiamo che aveva tra le mani la traduzione inglese di Galilei, e ammette, quando scriverà i Principia alla fine del 600, che la sua fonte è Galileo Galilei. Dunque il filosofare deve prendere in attenta considerazione la matematica. E affermando questo, Galileo si discosta così in modo definitivo anche dagli aspetti magici che la pratica scientifica di quel periodo ancora manteneva. In tutto questo discorso del rapporto magia scienza, Galileo è uno dei pochissimi che da un certo punto di vista non ha peccato. Perché, per esempio, Francis Bacon ha un pezzo di paracelsismo nella sua filosofia. Keplero, quello delle tre leggi di Keplero, è imbevuto di tradizione ermetico, magico ermetico, fino al collo. Perfino Descartes, che è il simbolo della chiarezza razionale. Ci sono dei pezzi di Descartes giovane che fanno dove lui fa delle affermazioni che hanno un sapore decisamente ermetico. Per esempio, il mondo è retto da carità e armonia, c'è cioè l'amore che regge il mondo, che sa di Marsilio Ficino, sa di questo. Galilei sta fuori. Lui vuole star fuori da quella tradizione, non vuole aver nulla a che spartire, non fa mai una concessione, fa una volta solo una concessione. Quando parla dello spirito tenue che permea tutti i cieli, che ha la sua sede principale nel sole, ma lì vuole, diciamo, cerca di conquistare, come si potrebbe dire, di dire una cosa gradevole a una certa tendenza presente nella Chiesa, che è quella che ha a che fare con il platonismo, diciamo. Fa una concessione al platonismo ermetizzante, perché si parla del sole, eccetera. È una concessione. L'ultima opera di Galileo, I Discorsi, fatta uscire clandestinamente dall'Italia e pubblicata a Leida nel 1638, ebbe un'enorme influenza sullo sviluppo della scienza in Europa più che in Italia, come diretta conseguenza della condanna delle opere di Galileo da parte della Chiesa di Roma. Nel tardo 600, nella seconda metà del 600, non osando nel Granducato di Toscana enunciare esplicitamente il meccanicismo atomistico, che è il meglio della filosofia naturale europea, Marchetti, un alunno di Galilei, è costretto, come opera di grande coraggio, di tradurre il De Rerum Natura di Lucrezio. Cioè, nella seconda metà del 600, quando ormai la chimica e il meccanicismo e soprattutto il corpuscolarismo si è sviluppato enormemente proprio sulla base dell'input che ha dato Galilei, torna in Italia in una forma addirittura pre-epicurea. La condanna di Galileo non colpiva soltanto lo scienziato e le sue opere. Infatti, pochi mesi dopo questa condanna, il 10 gennaio del 1634, Cartesio rinunciava a pubblicare il suo trattato sul mondo e confessava di avere la tentazione di bruciare tutte le sue carte. In Italia anche lo studio della matematica subì un forte arresto. Cosa avviene in Italia?
un po' la condanna di Galileo anche in parte, contribuisce a far sì che ad esempio quelli che si occupavano di matematica a livello di dilettante, no? Cioè non matematici di professione, ma che si interessavano di matematica e che erano quelli i più disposti anche a accettare idee nuove o anche a proporne idee nuove, in Italia praticamente spariscono. Se pensiamo che in Francia ci sono dilettanti del calibro di Fermat, di Descartes, di Pascal, cioè sono persone che non sono matematici di professione, ma che producono una rivoluzione in matematica. In Italia, ecco, questo declina, c'è una decadenza visibile, tangibile della matematica, anche se non mancano, per esempio a Bologna ci sono un gruppo di matematici che recepiscono abbastanza velocemente il calcolo e le altre e le nuove scoperte, però l'area generale è quella della matematica italiana che sta a rimorchio di quella europea. Un esempio tipico è quello appunto di Lagrange, che nasce a Torino ma che poi da Torino va via e va prima a Berlino, poi a Parigi, dove vive la maggior parte del tempo. La rivoluzione scientifica che si impose nel 600 fu principalmente una rivoluzione astronomica. Tuttavia, quel progressivo e rivoluzionario avanzamento delle scienze non si impose solo con i teoremi di Galileo o con la trattazione matematica delle ellissi scoperte da Keplero o successivamente con le leggi formulate da Newton. Una vasta serie di questioni rimaneva aperta e la discussione che ne seguì contribuì al progresso scientifico. La termologia, il magnetismo, la natura della luce, insomma le scienze dell'elettricità, del magnetismo e del calore si stavano facendo spazio tra i trionfi della meccanica e dell'astronomia. Quando Lorenzo Magalotti compilò i Saggi sulle naturali esperienze nel 1667 per l'Accademia del Cimento di Firenze, erano già presenti i segni della separazione tra la meccanica, la matematica e l'astronomia da un lato e lo studio del resto dei fenomeni naturali dall'altro. I saggi presentavano una sintesi dei lavori sperimentali compiuti lungo l'arco di un decennio in diversi settori della fisica, da esperimenti sul magnetismo a quelli sui fluidi. Fino alla metà del Seicento erano in molti a ritenere che il vuoto non esistesse e che anzi l'idea stessa della sua esistenza fosse del tutto insensata. Ma nel 1644, grazie ad un semplicissimo quanto ingegnoso esperimento, l'esistenza del vuoto fu dimostrata per la prima volta in modo inequivocabile da uno scienziato italiano, allievo di Galileo, Evangelista Torricelli. Galileo aveva formato una scuola di eccellenti, geniali allievi, che gli erano estremamente devoti, che lo ammiravano, che condividevano con lui le convinzioni che la conoscenza debba procedere per osservazione, ragionamento, verifica sperimentale. Curiosamente questi erano quasi tutti monaci, Viviani, Torricelli, Castelli, Renieri, Guiducci, aggiunti, Peri, è una lunga lista, e erano monaci perché, essendo spesso di famiglia povera, l'unico modo per dedicarsi alla scienza, se sentivano una vocazione in quella direzione, era entrare nei conventi e appunto imparare dai frati gesuiti. Tipicamente il Collegio Romano dei Gesuiti era il vero fulcro della scienza italiana, forse romana almeno, diciamo. Tra gli allievi più giovani uno dei più importanti fu Torricelli. Torricelli è importantissimo perché inventò o scoprì il concetto di pressione atmosferica e tutti lo conoscono come l'inventore del barometro. Come mai Torricelli si interessò di questo problema? Perché Galileo su questa idea della pressione atmosferica aveva veramente detto cose e scritto cose contraddittorie. Nel 1630 Galileo Galilei ricevette una lettera dallo studioso genovese Giovan Battista Baliani, il quale, impegnato nell'ampliamento dell'acquedotto della sua città, chiedeva al celebre scienziato lumi circa il mancato funzionamento di un sifone da lui costruito per addurre acqua scavalcando una collina alta poco più di 20 metri. Nella risposta a Baliani, Galileo tentò di spiegare questa circostanza
rigettando l'antico horror vacui e sostituendolo con la nozione di forza del vuoto, definita come la resistenza offerta dal vuoto prima di potersi produrre. Perché Galileo, in un altro esperimento della pressione atmosferica, proprio non si rese conto per nulla. Se posso fare una piccola dimostrazione con una semplice siringa farmaceutica, Galileo costruì un cilindro metallico, tornino cilindro metallico, in cui entrava un pistone a tenuta, un pistone che poteva scorrere su e giù. Tappò in qualche modo il cilindro in alto, in modo da impedire all'aria di entrare in questo modo, e appese dei secchielli di sabbia alla parte bassa del pistone, in modo da tirarlo fuori. E si rese conto che naturalmente questo processo non si fa molto facilmente. Se io tiro poco, questo pistone non si muove. Perché non si muove? Perché qua sopra si dovrebbe formare il vuoto. Ora, a quei tempi si diceva che la natura non è contenta di vedere il vuoto, cioè horror vacui si chiamava. La natura impedisce un esperimento in cui si debba formare il vuoto. Ecco perché occorre tirare. Ma questo era un concetto aristotelico, sul quale Galileo non sembrò meditare molto. Fece questo esperimento, appese questi pesi e si accorse che a un certo momento, quando io ho fatto un bello sforzo per tirarlo fuori, parecchi chili ho dovuto tirare, e disse: io ho misurato la forza del vuoto dal peso che era stato necessario appendere per fare questo, per far uscire il stantuffo. La verità qual è? La verità è che, e qui Torricelli corregge il maestro, ma non credo che gliel'abbia neanche mai detto, che cosa pensò Torricelli? Che se io non metto il tappino, c'è la pressione dell'aria esercitata attraverso il foro quassù, c'è la pressione dell'aria che spinge da sotto. Torricelli aveva molto chiaro ormai il concetto di pressione idrostatica, cioè la pressione che si esercita su tutta la superficie esposta, come quando ci tuffiamo, andiamo sott'acqua, siamo soggetti alla pressione dell'acqua in tutte le parti del nostro corpo. Quindi pressione esercitata sopra, pressione esercitata sotto, non ci vuole molta fatica a far correre il pistone. Ma se noi chiudiamo qui, la pressione dell'aria qua sopra non c'è più, sotto c'è ancora, e quindi noi dobbiamo vincere la pressione dell'aria. Quant'è questa forza da vincere? Beh, la pressione atmosferica, oggi sappiamo, è un chilogrammo per ogni centimetro quadrato, quindi basta prendere quest'area sulla quale spinge l'atmosfera e si calcola subito in qualche chilo, qualche centimetro quadrato, quindi qualche chilo, questa forza. Questo fu essenzialmente l'idea di Torricelli, che quindi spiegò diversamente l'esperimento del suo maestro. Nel corso del 1643, Torricelli ideò un esperimento impiegando un liquido molto più denso dell'acqua, il mercurio o argento vivo, come veniva chiamato all'epoca. Si trattava di una piccola ma geniale differenza legata alla congettura di Torricelli che fosse la pressione atmosferica a determinare l'altezza massima di una colonna d'acqua o, assai presumibilmente, di qualsiasi altro liquido. In questa ipotesi, infatti, a parità di pressione atmosferica, il mercurio, quasi 14 volte più denso dell'acqua, avrebbe dovuto formare una colonna quasi 14 volte più bassa di quella dell'acqua, attestandosi quindi ad un valore abbastanza comodo di soli 76 centimetri. La storica esperienza dell'argento vivo fu eseguita in più riprese da Torricelli, con la collaborazione dell'amico e collega Vincenzo Viviani, nei primi 5 mesi del 1644. Torricelli riempì di mercurio un tubo di vetro della lunghezza di circa un metro e avente una delle estremità chiusa. Poi, tenendo tappata con un dito l'estremità aperta, rovesciò il tubo in una vaschetta contenente anch'essa mercurio. Cosa osservò? Che il mercurio dentro il tubo scendeva di livello, ma poi si fermava. E dove si fermava? Oggi sappiamo bene, 76 centimetri di altezza. È esattamente il peso di mercurio che bilancia il peso dell'atmosfera che preme invece sulla parte esterna del tubo, cioè nella bacinella. Quindi il mercurio esercitava col suo peso una pressione esattamente pari a quella dell'atmosfera, e quindi la misurò in questo modo e realizzò il primo barometro. Nel tubo, dunque, rimanevano circa 24 centimetri al di sopra del livello del mercurio, dentro i quali si poteva speculare se vi fosse l'aria o il vuoto. Dopo una serie di esperimenti, Torricelli arrivò a dimostrare che in quello spazio che sovrastava la colonna di mercurio vi era il vuoto. A questo punto rimaneva solo un'ultima questione a cui dare un chiarimento definitivo.
qual è la ragione del comportamento della colonna di Mercurio nel tubo? Perché essa si attesta proprio ad una determinata altezza? Anche su questo Torricelli non ebbe più dubbi. Il peso dell'aria atmosferica sovrastante la vaschetta di Mercurio agisce sulla superficie libera del liquido, facendo sì che esso risalga nel tubo fino ad un'altezza alla quale la sua pressione controbilancia quella esercitata dall'aria sulla superficie del mercurio nella vaschetta. In una lettera inviata l'11 giugno 1644 all'amico Michelangelo Ricci, così Torricelli descriveva tale meccanismo. Questa forza che regge quell'argento vivo contro la sua naturalezza di ricader giù, si è creduto fino adesso che sia stata interna nel vaso, o di vacuo, o di quella roba sommamente rarefatta, ma io pretendo che la sia esterna e che la forza venga di fuori. Sulla superficie del liquore che è nella catinella gravita all'altezza di 50 miglia d'aria. Però qual meraviglia è se nel vetro dove l'argento vivo non ha inclinazione, neanche ripugnanza per non esservi nulla, entri e si innalzi fin tanto che si equilibri con la gravità dell'aria che lo spinge. Di fatto, l'altezza della colonna di mercurio all'interno del tubo di vetro finiva per costituire un parametro assai efficace per valutare l'effetto del peso dell'aria su una superficie. Oltre ad evidenziare l'esistenza del vuoto, quindi, il dispositivo di Torricelli poteva essere utilizzato per misurare il valore della pressione atmosferica. Nasceva così un nuovo, fondamentale strumento di misura, il barometro. L'esito dell'esperienza di Torricelli suscitò immediatamente un enorme scalpore negli ambienti culturali europei. Tutti i maggiori studiosi si impegnarono in un'intensa attività di sperimentazione e riflessione riguardo all'esistenza del vuoto e all'influenza della pressione atmosferica. Un ruolo centrale per l'accoglimento della teoria torricelliana lo ebbe il filosofo e scienziato francese Blaise Pascal, allora poco più che ventenne, il quale escogitò numerosi esperimenti con liquidi diversi e differenti tubi barometrici per confermare in vari modi le idee di Torricelli. Dotato di uno spiccato gusto per la teatralità, nel 1654 l'ingegnere tedesco Otto von Guericke fu artefice del più spettacolare esperimento ispirato dalle ricerche di Torricelli. Effettuato a Ratisbona davanti all'imperatore Ferdinando III, questo esperimento è rimasto celebre come esperienza degli emisferi di Magdeburgo. Dapprima, von Guericke accostò due emisfere cave di ottone, aventi un diametro di circa 24 centimetri, facendole combaciare con precisione tra loro, in modo che la giuntura fosse attenuta d'aria. Quindi fece il vuoto nell'interno dell'involucro sferico così formato con una pompa pneumatica da lui stesso costruita. In tal modo, la coppia di semisfere era tenuta unita dalla sola pressione atmosferica. Ebbene, solo lo sforzo congiunto di 4 cavalli per parte riuscì a separare l'una dall'altra le due semisfere. Ben presto, poi, dopo i proficui contributi dell'intraprendente borgomastro di Magdeburgo, la pompa pneumatica divenne uno strumento immancabile nei primi laboratori scientifici. Il vuoto entrava così a far parte della scienza sperimentale. Solo pochi anni prima Torricelli aveva dimostrato che era una realtà fisica. Oggi sappiamo che è la parte predominante e di gran lunga del nostro universo.